Oggi la visita del segretario nazionale della UIL qui in Sevel, ma all'attenzione c'è tutta la regione Abruzzo dopo l'accordo sui licenziamenti, tante fabbriche a rischio. Invece per quanto riguarda il tessile si spera fino a ottobre, ma poi ci sarà da lavorare perché questo non accada e l'Abruzzo non si ritrovi indietro. Assolutamente sì, è evidente che l'intesa raggiunta con il governo a livello nazionale, anche in questa regione, ha scongiurato la possibilità dal primo di luglio di avere libertà di licenziamento individuale o collettivo. Ballavano circa 15.000 posti di lavoro in questa regione, con il rischio forte quindi di un depauperamento del nostro mercato del lavoro abruzzese. Però è evidente e chiaro che le vertenze che ancora sono in campo, che non sono soltanto vertenze aperte nei settori che stanno soffrendo maggiormente, come il commercio, il turismo, il terziario, ma anche il sistema industriale, dà dei segnali un po' preoccupanti. Penso alla Brioni di Penne, penso alla Pilkington di San Salvo, alla Denso di San Salvo, ad alcune aziende dell'area teramana. Sono segnali che ci devono far stare molto attenti a non abbassare la guardia. Per questo noi riteniamo importante un confronto continuo e costante con il governo regionale affinché le risorse che arrivano anche del PNRR per l'Abruzzo vengano spese e vengano indirizzate a una ripresa socio-economica del nostro Abruzzo.